sicuramente si tratta di una mafia imprenditoriale che gestisce attraverso prestanome attività economiche, ma che sottopone soprattutto in varie forme, in forme diverse, ad estorsione gli imprenditori più importanti della piana di Lamezia Terme. Una vicenda al riguardo particolarmente importante io ritengo che sia quella della Lidl, dell'imprenditore D'Alessandro che compra un terreno nella piana di Lamezia, lo paga 500.000 euro, inizia i lavori, affronta delle spese e che poi è costretto sostanzialmente a rivendere il terreno che lui aveva comprato perché ad un altro imprenditore che ha nella stessa area, in area Finitima, un'attività commerciale similare a quella che la Lidl vorrebbe intraprendere, la cosa non va bene. E allora questo imprenditore si rivolge in qualche misura alla criminalità organizzata e quindi agli Annazzo per sostanzialmente impedire la nascita di questo nuovo punto vendita. E questa è una forma particolare di estorsione. Altre forme di estorsione sono per esempio anche subito nel modo in cui vengono fatte. Insomma, è tale tanta la potenza di questa cosca di sottoporre l'imprenditoria ai propri voleri che un imprenditore di grido come Mazzei, va bene, si reca a casa degli Annazzo a Natale, Pasqua e Ferragosto e gli porta la cifretta di 3-5 mila euro variabili, ritenendo forse, insomma, ecco, queste cose tra l'altro Mazzei è un imprenditore in qualche misura ambigua, cioè che subisce ed è vittima in queste situazioni, in altre pensa pagando di avere la protezione della criminalità organizzata e questo gli è valso anche una contestazione per i lavori fatti sull'autostrada, come voi sapete, a Reggio Calabria, ed è un imprenditore che sostanzialmente è stato spolpato da questa cosca. Basta pensare che ha ceduto materiali di edilizia in più occasioni per oltre 100.000 euro e anche altri imprenditori pagano, oppure si salvano quando i Giampà vanno in carcere con le operazioni che inizia la direzione distrettuale antimafia. La cosa più importante e interessante qual è? Che le cosche Iannazzo Cannizzaro da Ponte e la cosca Giampà sono due nuclei del tutto in qualche misura diversi e però gestiscono insieme le estorsioni. Gli Annazzo non si scoprono, gli Annazzo intervengono per mediare dopo che d'accordo e d'intesa con i Giampà uomini di quest'ultima cosca hanno fatto insomma, gli atti di intimidazione, i danneggiamenti, le bombette incendiarie, quello che si usa fare come atto prodromico alla, quindi le intimidazioni alle future estorsioni. Gli Annazzo stanno dietro e gestiscono le estorsioni, gli imprenditori sono convinti che gli hanno dato una mano d'aiuto e invece così non è. La procura distrettuale, grazie all'opera di tutte le forze di polizia, questa volta Polizia di Stato, DIA, Guardia di Finanza, Carabinieri, direi che le cosche dal punto di vista criminale è veramente oggi dovrebbe essere ritenuta tabula rasa Lamezia. Cioè, praticamente tutte e tre le cosche che tradizionalmente si dividono il territorio anche dal punto di vista proprio dei luoghi, dell'ambito spaziale dove la cosca opera. Noi sappiamo che i Giampà, Lamezia, Via del Progresso in particolare, i Torcasio Capizzaglie, gli Annazzo da Ponte, San Biase, Lamezia Terme, Lamezia in senso stretto, cioè Santa Eufemia Lamezia, più Gizzeria, Falerna, al limite sud, al limite con insomma, un altro gruppo che sta a Filadelfia, insomma, e con cui sono anche in ottimi rapporti, e direi che abbiamo fatto un intervento diciamo esteso, intenso e profondo,
Certo, ci sarà sempre qualcuno che si alza, come è successo dopo la prima, le prime operazioni nei confronti dei Giampà, per dire: beh, adesso pagate a me. Ma un po' di coraggio ci vuole da parte di tutti, se no l'uomo che dignità ha. Io direi che tutte queste operazioni, questi arresti, i patrimoni sottoposti all'aggressione nel territorio di Lamezia e in tutta la piana di Lamezia, devono significare che c'è libertà di partecipazione alla vita politica, di scegliere, ci deve essere libertà di fare impresa, di non essere sottoposti alle pressioni mafiose, di non cedere alle pressioni mafiose, altrimenti prima o poi si diventa espropriate delle aziende. Questa è la realtà e si fallisce. Questa è un'occasione che non può essere perduta, altrimenti lo Stato non si capisce che cosa dovrebbe fare, un carabiniere a persona non lo può mettere.